Che posto giù! Mamma mia, ma dove mi ha portato? Dove siamo? Qua siamo sulle montagne Alto Tesino. Perché S2000? Perché è un'auto con una filosofia tutta impostata sulle corse, a partire dal motore, le sospensioni, e poi è un'auto particolare, uno spider vero, e mi piace la linea, è una macchina bellissima da guidare. Ti sei proprio innamorato, sì, di quest'auto? Mi ero molto informato prima perché volevo essere sicuro di quello che... Che andavi a comprare. A comprare, esattamente. Certo. Parlami del motore. Il motore è, come tanti già conoscono nel mondo Honda, è l'F20C. Questo motore è un motore che è stato concepito esclusivamente per l'S2000. E molte tecnologie sono riprese dalla Honda NSX, a partire dai materiali e leghe d'alluminio. Per esempio, i pistoni e le bielle sono forgiate, il monoblocco è stampato, le camere dei cilindri sono di una fibra metallica rinforzata, FMR sarebbe la sigla, ed è composta da carbonio e ceramica. Tutto questo per avere un minore attrito, una maggiore resistenza e una migliore dissipazione del calore. Stessa tecnologia che ha anche la NSX. In pratica l'ingegnere è lo stesso, Shigeru Uehara. Questa macchina l'hanno alla fine tirata fuori per il 50° anniversario di Honda. Cioè in Honda mancava un Spider, l'ultima erano le vecchie S degli anni 60. Sì. Macchinine che giravano a 11.000 giri. Dei frullatori praticamente. Sì. Quando uscì, le sue dirette competitor erano la Z3, l'SLK e il Porsche Boxster. Quindi parliamo comunque di marchi premium rispetto ad Honda. Esatto. Le sue prestazioni sono di tutto rispetto. Un motore da 120 cavalli litro è esatto. Tuttora non lo trovi. Un aspirato. Insomma. Per 5 anni è stato il motore dell'anno, migliore al mondo. Dal 2000 al 2000, diciamo, è stata venduta in Italia dal 99. Dal 99. Ci sono stati dei prototipi, cioè il concetto, il prototipo già nel 95, che era la SSM, se non sbaglio. Se si guardano le foto, si vanno a cercare, devo dire che la linea non si allontana così tanto da quel prototipo. Poi è uscita la prima serie, diciamo. Dal 99 al 2003, con questa estetica, paraurti, fanali, che conosciamo, cioè la mia. Sì. E dal 2004 al 2009, in alcuni stati ancora l'hanno venuta fino al 2010, la parabola dei fanali diversa, il paraurti diverso, qualche dettaglio interno come il cruscotto. Hanno fatto un restyling ma puramente estetico, perché sì, poi a livello invece di prestazioni, di motore, sì, telaio... Sì, prestazioni è rimasta sempre lei, la stessa, sempre col F20C, a eccezione degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti e in Giappone la vendevano con l'F22C, mm-hmm, che era motore portato a 2002 di cilindrata. Aveva un po' più di tiro ai bassi, però staccava, il limitatore staccava a 8150. Diciamo l'hanno reso leggermente più coppioso, però sì, sì, saliva meno di giri. Un po' meno a lungo. Parliamo del telaio, perché so che questo è un telaio rinforzato. Sì, questo qua è un telaio soprannominato X-Bone, un telaio molto molto rigido, con configurazione AX, e molto rinforzato, e infatti ha una rigidità torsionale. Dove tu imposti lo sterzo, lei va, segue la traiettoria, è precisa al millimetro. Anche le sospensioni sono a doppi bracci, quindi anche quando cambia assetto la macchina ha sempre la sua geometria. Tu che assetto monti sotto? Io ho un KV variante 3. Signor assetto. Sì, signor assetto. Monto dei cerchio Z super leggera. Da 18. Da 18 pollici, perché la macchina l'acquistai in Germania e fortunatamente era già omologata con i 18 pollici a libretto, quindi... L'hai trovata impacchettata, già diciamo. Trovata così, sì. Sì. Dal 99 al 2004 aveva solo i 16 pollici. Poi dal 2004 gli hanno messo i 17 pollici. Solo 16, dal 99 al 2004? Sì. C'è che comunque è abbastanza piccolo, nel senso, io ecco adesso guardo, sì, la tua che hai 18 e non sembrano così enormi rispetto alla macchina, diciamo, no? Ci stanno bene i 18. Tanti pensano, ho una macchina con 400 cavalli, cambio doppia frizione, fa da 0 a 104 secondi, però manca quella sostanza di macchina, come posso dire, che ha un'anima, sai? Certo, viva, certo. Che comunica con te. Quando tu sei seduto alla guida, hai il volante proprio... fronte a te. La strumentazione è ripresa pari a quella della Formula 1 che guidava Ayrton Senna della Honda McLaren. Quando fu lanciata nel 99 usciva già di serie
completa. Fari Xenon, ABS, servo sterzo elettrico, già a quei tempi. L'acceleratore a filo poi, cioè questa non è da sottovalutare, perché l'acceleratore a filo comunque dà quella sensazione di immediatezza, no? Quando si va a premere poi. Sì, il... la senti sul piede, la senti. Lo scarico? Lo scarico è un NVIDIA Q300 omologato. Però no, i collettori sono originali, sì, quindi partiamo diciamo dal centrale, sì, da fino centrale, al finale. Finale. Il sound direi che è perfetto, certo. È anche abbastanza silenziosa se vai tranquillo. Poi invece quando vai su di giri... Quando vuoi tirare, sì, si fa urla. Sentire... Ti trasmette delle belle vibrazioni e sensazioni. La macchina ha anche un ottimo bilanciamento dei pesi, è un 50-50. E tra l'altro questa ha il motore che completamente è... arretrato. Come ti faccio vedere adesso quando apro il cofano, puoi vedere che il motore è completamente arretrato dietro i duomi. Quindi questo fa sì che poi proprio il bilanciamento stesso della macchina sia praticamente perfetto. Sì, e anche le pinze dei freni, se tu guardi, sono collocate in maniera centrale alla macchina. Se tu guardi le pinze posteriori sono messe internamente, le pinze anteriori anche internamente. Non si facevano sfuggire niente sti giapponesi, guarda che sono incredibili, eh. Vabbè, io direi che sarebbe anche il caso di guidarla. Mamma mia, che bello il cambio Honda. Dicono che sia uno dei cambi manuali migliori che... Concordo. Che abbiano fatto e che esiste. Guarda, io a rischio di risultare anche noioso, in tutti i video in cui porto le Honda, dico sempre la stessa cosa, il cambio Honda si riconosce. In realtà in quasi tutte le giapponesi c'è un ottimo cambio. Molto piacevole da guidare. Il sound di cui parlavamo anche prima è ottimo perché non è eccessivo, quindi non ti va, non ti dà fastidio. No, però puoi... ce l'hai. Bella, mi piace anche il volante che l'hai rivestito tu tra l'altro. Sì. Comunque sì, lo sterzo è molto molto diretto e anche quando sali di giri in curva si irrigidisce, si indurisce un po' e ti dà la sensazione di controllo della macchina, che non è male. Quando è uscita la macchina usciva già full optional e aveva già lo servo sterzo elettronico, non idraulico, elettronico, che fa la differenza. L'acceleratore a filo, favoloso, dà proprio il feeling, nel senso come tocchi il pedale inizia a salire di giri. Ed è una cosa che nelle auto moderne manca e si sente. Guarda, la frizione devo dire ovviamente non è ottimale, però è utilizzabilissima. Sì, è la sua originale ancora, quindi quello sarà la prossima cosa che dovrò sostituire e monterò una frizione originale, perché le frizioni originali anche se sono le migliori secondo me. Pensa che in America tantissimi che le preparano col turbo o il volumetrico lasciano la frizione originale. Ma dai. Perché tiene fino, cioè tiene tranquillamente 300-350 cavalli, li tiene. La macchina si conosce perché ovviamente l'S2000 è la Roadster Honda, quindi la conoscono tutti, però ha un sacco di particolarità molto importanti che in realtà non vengono mai menzionate. Esatto, menzionate. Tipo il telaio ha un irrigidimento, questa qua è una parte che irrigidisce parecchio il telaio, infatti si chiama X-Bone perché segue i lungaroni e qua c'è quest'altra X, questa parte centrale che lo rende un telaio che ha una rigidità torsionale incredibile. Ma si sente adesso in questi piccoli cambi di direzione che sto facendo, la macchina comunque ti segue, non va per cavoli suoi. Quello che tu gli dici di fare, lei fa. Sentilo come entra, cos'è, si sente. Che bella. Ha una erogazione molto lineare, tipica Honda. A tanti non piace magari perché non sentono quel cambio di potenza, no? Come puoi vedere copia molto bene la strada. Ma assolutamente sì, ma è... Sì, anche merito, ok, ho i 18 pollici con anteriore 225, posteriore 255. Quindi un bel upgrade rispetto alla... Sì, poi avendo anche l'assetto KV variante 3 è stata ben registrato, bilanciato e esatto, quindi... tutti gli angoli a dovere, sì. Si sente comunque perché... In percorrenza curva, nei cambi di direzione, come dicevamo, va bene, va molto bene. Come ti sembra il cambio? Il cambio mi piace un sacco, è favoloso l'innesto terza-quarta, cioè, ha una corsa piccolissima, molto breve, però è decisa, è ta-ta. Sì, anche lì hanno fatto un grande lavoro, infatti
questo cambio ha dei sincronizzatori incredibili, tu puoi buttargli dentro anche la prima volendo se sei a 40 all'ora, per dire, e non inciampa, la leva entra. C'è da dire che questo motore, quando gira agli alti regimi, quindi sui 9000 giri, ha una velocità metro al secondo pari ai 25 metri al secondo. Il pistone dentro al cilindro. E auto da Formula 1 degli anni 80 giravano a 22-23. Questa poi dalla Formula 1 riprendeva anche la strumentazione. Esattamente. Che è fantastica, è essenziale, perché quello che ti serve lei ti dice. Tutto scritto bello a caratteri grossi, leggibilissima. Del pilota, e tu ormai ne fai parte. Ti faccio i complimenti per come hai gestito questo video, e faccio anche i complimenti a Giovanni, che è stato veramente un pozzo di scienza. Un'enciclopedia grandissimo, sapeva più cose lui che penso chi l'ha progettato. Di me, di te, messi insieme, di chi l'ha progettato. Ci sta, perché è bello condividere questo sentimento di passione verso i motori. Stavo pensando che, visto che nel nostro garage, caro Francesco, abbiamo una mini a trazione anteriore, una Subaru 4x4, mancherebbe. Chiederebbe anche la mia coupé a trazione posteriore. È vero, però è coupé. Allora, coupé. Rimanendo in tema trazione posteriore, manca il Cabrio. Ecco, S2000, che se raggiungessimo i 1500 like e manca se... Anche 2000. Ma anche 2000, e se vi iscrivete immediatamente ora a questo canale, il prossimo video del Frank, prossimo tra un mesetto e mezzo, perché ce ne sono già altri nel calderone, sarà di un S2000 con ben oltre 350 cavalli, un missile terra-aria. Quindi, dazzo.
commentate, scrivete, fate quello che dovete fare, così io porto la macchina e ci divertiamo tutti. Tu adesso vai a girare altri video che io invece devo andare a fare il bagno in piscina. Ma te lo dà quei pantaloncini? Sì, infatti il costume non lo dovevi lasciare a me, spogliati. Tu ti vedi come ciao ragazzi, ciao, alla prossima, bello. Ciao.